Seguimi su Instagram per restare sempre aggiornato. Ehi tu, sei nuovo? Bene, iscriviti al canale, attiva la campanellina e goditi i video. Nessun video, sono Irene e oggi ci troviamo finalmente in un nuovo video su questo canale. Era da una settimana circa che sono in attiva e quindi non ho portato nuovi video né giovedì né lunedì, però mi scuso davvero con tutti. Perché non ho portato video? Non ho portato video perché mi sono concentrata principalmente a registrare tanti video per il canale di gameplay, perché per chi non lo sapesse appunto anche un canale di gameplay, che ho deciso di riprendere mano e quindi di ritornare a farci dei video. Quindi vi lascio il link qua sotto in descrizione, vi invito a passare ed iscrivervi soprattutto se siete interessati al mondo dei videogiochi. Comunque, quest'oggi andremo a parlare di quella volta in cui sono finita ad un gay pride. Precisamente sabato 22 giugno 2019 sono uscita con la mia amica e avevamo intenzione di andarci a fare un giro per via Toledo, perché appunto volevamo comprare delle cose, vedere un po' se i negozi avevano messo i saldi eccetera, e quindi fare un po' di shopping. E niente, il problema è che non ci eravamo ricordate del fatto che ci fosse il Gay Pride quel giorno. Infatti siamo arrivate tipo a Piazza Dante e abbiamo visto una marea di gente. Ho detto: che cavolo sta succedendo qua? Cos'è? E niente, alla fine poi abbiamo scoperto che era il Gay Pride, c'erano tantissime persone, sia napoletani e non. E infatti erano tipo 100.000 persone, se non erro. Comunque eravamo davvero un botto e niente, ci siamo ritrovate lì in mezzo. Abbiamo deciso di continuare il percorso con loro e c'erano tipo tre camion addobbati con tutti i palloncini di tutti i colori, bandiere, fiori e tutto il resto, e hanno fatto questa parata che partiva da Piazza Dante e arrivava a Piazza Plebiscito. E quindi niente, io e la mia amica, dato che ci trovavamo nel mood, ci siamo buttate in mezzo alla mischia e abbiamo partecipato a questa parata. Innanzitutto vorrei dire che sono d'accordo con appunto il Gay Pride, perché penso sia una bella iniziativa per far esprimere i diritti alle persone, perché alla fine siamo tutti persone, siamo tutti sulla stessa barca, e sinceramente non riesco a capire né gli omofobi e né i razzisti, cioè alla fine siamo tutte persone, non ho capito perché ci dovrebbero essere delle differenze. Quindi per esprimere il nostro supporto ci siamo buttate nella mischia e abbiamo partecipato. Comunque ho visto tantissima gente che si divertiva come dei pazzi, perché poi c'era chi aveva portato pistole d'acqua, dato che faceva un caldo bestiale, iniziava a spruzzarsi a vicenda in mezzo alla folla. C'era chi invece portava le bandiere con tantissimi striscioni eccetera, chi invece aveva i palloncini, li lanciava, li faceva volare e tutto il resto. E poi appunto c'erano questi tre camion addobbati con i quali mettevano la musica per durante tutta la parata, tipo hanno messo Rosario Miraggio e un altro botto di artisti, anche Ricky Martin e Lady Gaga se non erro. E niente, quindi c'è stata questa parata e ci siamo ritrovate lì nel mezzo, così a caso. Comunque mi è piaciuta molto questa cosa, infatti c'era un botto di gente anche che non ha partecipato alla parata ma che comunque l'ha guardata, e sono molto contenta che anche Napoli si stia evolvendo, tra virgolette, sotto questo punto di vista. Tra l'altro ho scoperto che il Gay Pride a Napoli c'è da un botto di anni, il primo è stato nel 1996, ma io non ne avevo la più pallida idea, probabilmente perché sono stati dei piccoli eventi rispetto a questo di quest'anno, che è stato davvero enorme e c'erano una marea di persone. Infatti, come hanno detto anche gli organizzatori, insomma, dell'evento, questo è stato il Gay Pride più grande di sempre, o almeno qua a Napoli. So che questo, cioè che giugno è il mese del Gay Pride, quindi quale modo migliore per esprimere i propri diritti se non partecipare a questi eventi fatti apposta, e quale tempo migliore per fare questo video se non appunto questo. Ci tenevo ad esprimere tutto il mio sostegno verso tutti voi, verso l'organizzazione di questi eventi che secondo me sono davvero molto molto carini e molto importanti, e inoltre colgo l'occasione di questo video per ringraziare tutti voi che siete iscritti al mio canale, perché ragazzi, se non ve ne siete accorti, abbiamo raggiunto i 500 iscritti, quindi il primo grande traguardo di questo canale è stato raggiunto e sono davvero contentissima per questo, quindi vi ringrazio davvero di cuore a tutti. E niente, non so però che cosa fare come speciale dei 500 iscritti, quindi magari se avete dei consigli scrivetelo qua sotto nei commenti, se volete vedere qualcosa in particolare. E niente, direi che per questo breve ma intenso video può essere tutto. E niente, io direi che l'anno prossimo partecipo, e anzi partecipiamo meglio io e la mia amica, ancora peggio di quest'anno. E niente, quindi spero che questo video vi sia piaciuto, vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora l'hai fatto, e noi ci vediamo nei prossimi giorni, nei prossimi video, che cercherò di portare ancora meglio. Bella!